Però dillo bene, sto Katzwin. Boh, sembra... Uno fraintende un po'. Ma che dici? Wow! Morbido! Praticamente si è fermata una macchina e questo signore ci dice: Vi conosco! Dunque oggi mettiamo un attimo in pausa l'autostop. Quello che adoro è viaggiare nel lusso. Buongiorno ragazzi, da questa stanza stendino. Siamo pronti? Dai. Quasi, allora abbiamo dormito tantissimo, tipo penso 10 ore. Dopo tutti dobbiamo questi giorni. Recuperare. Il couchsurfing richiede tante energie. Sì. E quindi... Soprattutto notturne, perché qui si vive un sacco la notte, invece ieri alle 10:30 forse eravamo siamo tornati in camera. Ragazzi, siamo ufficialmente in missione colazione, come vedete Paolo ne ha molto bisogno oggi. E stiamo andando a cercare un posticino per fare la colazione. Il problema è che oggi la difficoltà è maggiore perché è venerdì, che è la domenica iraniana, quindi è tutto chiuso qua, la prendono seriamente la cosa. Abbiamo già visto un paio di posticini tipo pasticcerie che sono aperti. Tutto però dolce. Oggi volevamo un salato, delle uova, qualcosa così. Una voglia salata. Quindi diamo un po' un'occhiata in questa zona e vediamo cosa troviamo. Siccome era tutto chiuso, abbiamo chiesto a questo ragazzo che ci sta accompagnando in un posto che dovrebbe essere aperto. Vediamo se lui ha più fortuna. Succedono cose strane, ragazzi. Good. My wife. Hello. Nice. Salam. What's your name? Angela. Yeah. Sharon. Urbas. What's your name? Paolo. Angela. Paolo, you were my cousin's restaurant yesterday. Ah, yes. That's my cousin. Yes. He's not. Yes, he's not in the store today. It's closed. Ragazzi, praticamente si è fermata una macchina e questo signore ci dice: Vi conosco. Perché ieri sera siamo andati a mangiare da quello che è suo cognato. E questo signore ci ha fatto una foto e l'ha messa su Instagram, no? E ci ha taggato nella foto. E quindi lui ci ha visto nella foto e ha detto: io vi conosco, siete andati da mio cognato a mangiare. Sì, allora si è fermato, ci ha caricato in macchina, ha detto: vi porto io a far colazione perché mio cognato è chiuso. E allora niente, siamo il giro della città. Sì, finiti qua in questo posto. Qua. Adesso vediamo cosa si mangia, com'è. Sembra bello pieno però. Missione compiuta, abbiamo la colazione, le uova. Ce l'abbiamo fatta. Le uova con il sugo, l'omelette iraniano. Ma ce l'abbiamo. Questi sono i signori che ci hanno accompagnato. Siamo tornati in centro, ragazzi. Ragazzi, l'Iran è assurdo. È assurdo, queste cose assurde, questo signore che si ferma. Mi conosco, vi ho visto nella foto. E ci porta a fare colazione. Cioè, fantastico. Ci hanno offerto la colazione, come sempre. Ci hanno anche invitato a casa loro. Oggi ci incontriamo con i nostri amici, con Terence e Deborah. E quindi abbiamo usato questa anche un po' come scusa, magari diciamo. Magari anche loro sono stati sequestrati. Esatto, magari... perché non rispondono neanche loro. Qui è praticamente normalissimo che succedano queste cose. E noi ovviamente non ci siamo ancora abituati perché è sempre particolare, no? Non credo in nessun'altra parte del mondo succede che la gente ti ferma, ti porta a fare colazione, poche, ti offre poche, la colazione. Veramente poche. Cioè, è una cosa, non lo so, indescrivibile. E speriamo comunque che dai video si capisca, no? Questa cosa, questo ecco, affetto... Magari nei video sarà un po' un casino perché sì, succede un perché po' ci di vedete tutto. Che siamo lì, camminiamo, a un certo punto siamo su una macchina a fare, ci portano a far colazione. Però ragazzi, mi spiace, ma purtroppo viaggiare in Iran così vuol dire questo, insomma. Sì, e anche il bello, devo dire, anche il bello, perché è proprio una particolarità di questo paese, è proprio l'accoglienza delle persone. Siamo venuti a visitare questa tradizionale casa iraniana. Ovviamente tutto il pavimento è ricoperto da bellissimi tappeti. Guardate qua, in tutte le stanze. Bellissimo, sembra tipo un posto da mille una notte, no? Quelli un po' da fiaba. E ci sono tutti anche questi lampadari pazzeschi. Il soffitto, ma anche tutti questi specchi e decori delle porte. Entriamo in questa stanza, guardate che meraviglia.
tutto uno sberluccichio unico, è tutto super super decorato, anche il soffitto. Si tratta di una residenza del 1800, ricorda un pochino le residenze dei Maharaja, un po' indiane, no? Per tutti i colori, i decori, è molto bella, è particolare, si paga un ingresso per entrare, in due abbiamo pagato 500.000 rial, che sono circa 1,70 euro. Adesso invece siamo nelle cantine. Qui c'è il signore con il coso per spolverare. E vedete, c'è lo spolverino. E sta dicendo ad Angela che deve mettere il chador e completamente coprire con il lenzuolino. Wow! Morbido! Eccole qua le fantasmine. Non prendere in giro. Salam, salam. Italia. Italia. Italia, Italia. Cheese. Dai, dove guardo? Ragazzi, le moschee in Iran sono di una bellezza. Sì. A parte questi signori con lo spolverino. Sì, che controllano, tipo controllano. Che si tengano dei comportamenti giusti, no? All'interno dello spazio sacro e quindi, uh-huh. Ad esempio le donne devono mettere il chador, che è quella specie di tenda. Fantasmina. Esatto. E poi non si possono fare foto magari in certe zone, insomma, sono un po' dei controllori con lo Swiffer. Con lo Swiffer. Comunque questa moschea era molto particolare anche perché ci sono questi disegni geometrici, no? A rombi, quadrati, e la cupola purtroppo è in ristrutturazione, vedete c'è l'impalcatura. Eccola. Non so se si vede da qua. Sì, là in fondo, vede. Eccola. Però è un peccato perché magari mettiamo una foto di com'è senza impalcature perché è davvero bellissima, tutti questi decori che fanno questa... diciamo questo disegno geometrico molto bello. Dobbiamo dirlo, le moschee dell'Iran distruggono quelle della Turchia. Sì, sono bellissime. Perché sono stupende. Sì, da vedere sia fuori che dentro. Molto belle. Oddio, questo manichino dalla faccia verde. Ok ragazzi, non è un fantastico argomento, ma è importante parlarne. Qui siamo nei bagni pubblici, questi sono i bagni degli uomini. Guardate quanti bagni ci sono. Sono tutti quanti turche. Vedete, lì ci sono le turche, la turca. E quelle che non sono turca sono fatti così. Cioè, è sempre una turca, ma praticamente c'è un imbuto che è costruito, che è installato sopra la turca. E lì ci si può sedere. Insomma, questo è quanto. Un'altra particolarità di questi bagni, e questa non è la prima volta che la vediamo, è questa, vedete, il sapone. È qui, cioè in questo contenitore, e poi c'è tutto questo tubo che scorre e quindi per prendere il sapone si schiacciano questi pulsantoni, eccolo qua. Magari stasera veniamo da McDonald's. Ad ogni passo ragazzi scopriamo qualcosa di nuovo. Qazvin è la vecchia capitale dell'Iran e questo qua di fronte a noi è il primo hotel moderno di tutto l'Iran, adesso è in stato di abbandono.
quanta bellezza in questo bazar, che era un antico caravanserraglio, no? Siamo sulla via della seta, quindi erano queste strutture dove si fermavano e trovavano ristoro le persone che erano in viaggio. Adesso è stato trasformato in un bazar molto bello ed elegante, dove ci sono alcune pasticcerie, negozi di vestiti, qualche bar, ma poi ci sono tutti questi cortili. Vedete, questo è un cortile gigantesco, bellissimo, e c'è anche qua dietro, guardate, tutto un decoro, no, di piastrelle, persiane, molto particolare, molto bello. Guardate com'è decorato anche il soffitto tutte le volte, è sicuramente il supermercato, centro commerciale più bello che io abbia mai visto. Ma la cosa più bella, secondo me, è che in un posto del genere ti immagini come deve essere stato in origine, no? Quando aveva la sua funzione appunto di caravanserraglio. Mi immagino appunto queste carovane che arrivavano qui dopo giorni e giorni di viaggio e trovavano qui un posto dove riposarsi, dove far riposare anche gli animali, i cammelli, no? Quindi c'è tutta questa storia dietro, che è anche un po' affascinante, un po' da fiaba, Mille e una notte, siamo in Persia, e quindi è un po', diciamo, quello che non vedevo l'ora di vedere, sinceramente. Ragazzi, questa moschea è tutta fatta con questi specchi, tutto sberluccicante. E lì in mezzo alla moschea c'è il Corano. È sicuramente la città più bella che abbiamo visto in Iran fino ad ora, e ci sono un sacco di cose da vedere, tantissime, ci sono anche delle cisterne antichissime, però un iconeo non si capisce quando aprano le attrazioni principali. E se apre. E se. Quindi hello. Purtroppo questo è l'unico neo. Hello! Guardala, Angela. Buongiorno. Ha fatto freddino stanotte. Sì, si è abbassata un sacco la temperatura. Non trovavo la coperta, mi sono usata solo l'asciugamano io. Allora, comunque io sono pronto. Angela adesso si riprende un attimo. Comunque oggi mettiamo un attimo in pausa l'autostop. Perché? Perché sono circa 20 giorni che siamo in Iran. Solo che abbiamo visto sulla mappa, ancora è lunga, è troppo lunga. Sì. Quindi prenderemo stanotte un autobus notturno che ci porta dall'altra parte dell'Iran, in Golestan. Sì. E sembra molto interessante, anche perché è una zona vicino al confine col Turkmenistan. Quindi niente, dobbiamo un attimo velocizzare le cose. Una volta arrivati lì ricominciamo con l'autostop. Però ecco, una cosa bellissima di poter viaggiare così è che si possono fare lunghissime tratte. Sì. 10 ore di viaggio di notte, non te in ne una accorgi. Volta non te ne accorgi, non ti accorgi di nulla, e intanto vedi una parte completamente diversa del paese. Quindi sfruttiamo un po' questo vantaggio, questo super vantaggio. Zainetti pronti? È leggerissimo. Riportiamo il tè alla signora che ce l'ha offerto ieri sera. Guarda, guarda. Siamo venuti a prendere il pane e stiamo aspettando. Qua c'è una tecnica ancora nuova, ancora diversa. Ce ne sono un sacco, adesso chiedo se possiamo fare un video. Ecco ragazzi, guardate com'è il forno, c'è una pietra che gira costantemente. E qui si fa il pane. Guardate qua ragazzi. Oh,
giro del pietrone il pane è pronto. Appena uscito dal forno. Così proprio. Stamattina la colazione così, pane appena fatto e cioccolato. Un po' disagio ma molto buono. Vedendoci in questa situazione forse di disagio, come dici tu. Un signore ci ha appena portato due bicchierini di tè. Ma dai. Siamo a pochi metri dalla stazione degli autobus. Questa è una delle porte d'ingresso della città. Guardate quanto è bella. Primo autobus di oggi, tutto rojo, anche le tendine roche. E stiamo andando verso Teheran. Abbiamo pagato il biglietto 1 euro, sono più o meno un paio d'ore di viaggio, quindi super economico. Arrivati a Teheran, questa bellissima stazione degli autobus. Adesso prendiamo una metro, andiamo dall'altra parte della città perché andiamo alla stazione degli autobus, ma la stazione est, quindi dall'altro lato. Siamo arrivati alla stazione ovest. Abbiamo evitato di riprendere dentro la metro, ma siamo praticamente quasi arrivati alla stazione degli autobus. Guarda dove siamo, c'è un bel casino, è comunque una città enorme. E in fondo c'è anche una sorta di centro. Andiamo negli uffici della compagnia che farà il notturno per la nostra destinazione. Night bus. Ci costa 3 milioni, 10 euro in due, tutta la notte sull'autobus. Merci. We come back here? Abbiamo lasciato lo zainone più grande alla stazione degli autobus e adesso andiamo a farci un giro nel centro di Teheran, prendiamo una metro e andiamo a fare un po' così una visitina veloce, visto che abbiamo queste 8 ore di tempo e poi vediamo, magari torneremo in un altro momento qui a Teheran. Abbiamo preso la metro, siamo catapultati nel centro. Che becca di bello! Ecco qua, questo è il centro di Teheran, è il bazar in realtà, abbiamo puntato il bazar direttamente. Non abbiamo ripreso molto dentro la metro, ma c'è una cosa particolare, cioè i treni a un certo punto hanno delle carrozze che sono dedicate solo alle donne. Hello. E anche sulla banchina proprio del treno c'è una zona dove c'è proprio il cartello e da lì in poi si siedono solo le donne. Abbiamo trovato un posticino di tutto rispetto lì sopra al primo piano, adesso andiamo. Anche lei è già seduta, abbiamo già ordinato, prendiamo gourmet sabzi e kebab di pollo. Ci sono queste scale ben strette, si sale su. Eccoci qua. Addirittura posto con vista. Ogni tanto a caso si trovano dei posti, ragazzi, che poi sono i migliori. Abbiamo preso allora questo spiedino di pollo, vedete, alla griglia con i pomodori grigliati e il riso, e qua c'è il famosissimo gourmet sabzi, che è praticamente il piatto nazionale dell'Iran, questo stufato con le verdure, i fagioli e la carne. Buon appetito! Voto? 8. 8? Buonissimo. Sì, 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 sì. Siamo capitati proprio bene. Sì. Guarda che carine qua le bombolette per il gas. Il biagino piacerebbe questa, perché è proprio piccolina come lui. Sì. Peccato che non l'abbiamo mai trovate fuori dall'Iran.
Ragazzi, la situazione è degenerata, c'è un casino assurdo. C'è di tutto, succede di tutto. Gente che urla per vendere, uno struscio più strusciato del mondo. Angela che mi chiama perché ci sono gli sconti. No ragazzi, non va bene, non va bene. Resistiamo molto poco oggi qua. Dopo lo spostamento di stamattina, il bazar di Teheran, il casino di questa città, siamo tornati alla stazione dei Pullman, eccoci qua con un'Angela e questa sala d'aspetto bella colorata. Insomma, stiamo aspettando perché fra un'ora si parte con il notturno. Comunque ragazzi, volevo farvi capire quanto sia difficile capire tutto quanto, i cartelli, le cose, i numeri. Vedete, noi ci troviamo tutti i giorni davanti a robe del genere, facciamo certe volte proprio fatica. Oggi siamo entrati in un supermercato e ci siamo accorti di una cosa: spesso e volentieri i numeri sono scritti in modo diverso, cioè non si utilizzano più neanche questi caratteri, ma se ne utilizzano altri. Insomma, ci troviamo veramente anche ore a cercare di capire che cosa comprare, come, quanto e perché. E insomma, infatti Angela vi confermerà com'è. Complicatissimo. Sto studiando, infatti, nel frattempo con la guida, per cercare di capire cosa c'è nella prossima città, nella prossima zona. Noi ci organizziamo un po' così passo passo. Allora, l'Iran è una destinazione impegnativa, a livello, diciamo, alto. Sì. Perché ci sono diverse difficoltà. Però vabbè, diciamo che comunque alla fine siamo arrivati tranquillamente fino a Teheran, e anche e soprattutto grazie all'aiuto stupendo che abbiamo trovato ad ogni chilometro che abbiamo percorso. E quindi questo sicuramente è la nota più positiva in assoluto. E niente, adesso vediamo come andrà, si va verso altri confini, vicino, appunto abbiamo detto, al Turkmenistan. E forse arriveremo anche al confine con l'Afghanistan, vediamo dove si riesce ad arrivare. Chiaramente siamo molto eccitati, anche se non si vede perché comunque... No, è stato pesante, ve lo diciamo domani mattina quando arriviamo. Quello che adoro è viaggiare nel lusso. Ecco. Ci manca solo lo champagne e qualche bella signorina che viene qui. Diciamo, farci un po' di compagnia. Stai dicendo, guarda, una serata elegante. Mi cambia subito quando si sente un bip, hai visto? D'altronde, guarda qua, o il rosso nero come il Milan. Ecco, comunque ragazzi, non so se abbiamo detto quanto abbiamo speso per l'auto, mi sa di no. Non mi ricordo, però comunque sono 5 euro a testa. Sì, per 8 ore di viaggio, quindi ottimo prezzo e ci faremo una bella dormita perché comunque il sedile scende. Va giù, vai Angela, vai giù. Lo spazio c'è? Buonanotte. Buonanotte.